Acireale festeggia il compatrono San Sebastiano, una festa segnata dalle restrizioni ma sempre con tanta devozione. Acireale, crisi superata, il sindaco lì relazione in consiglio e illustra gli obiettivi, fortemente critica l'opposizione. Rifiuti non conformi, ad Acireale avviata una decisa azione di controllo per garantire regolari conferimenti. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Ci sarà spazio all'interno del nostro giornale anche per la cronaca nera. A Catania, operazione antidroga dei carabinieri, smantellata una piazza di spaccio. Sisma di Santo Stefano, firmata dal commissario per la ricostruzione, il dottor Salvatore Scalia, una nuova ordinanza che interessa gli immobili danneggiati che hanno bisogno di ulteriori finanziamenti. Focus sulle scuole giarresi, questione riscaldamento in primo piano e poi parleremo dei dati regionali del Covid con un resoconto degli screening di massa conclusisi ieri ad Aci Sant'Antonio, avviati oggi invece a Santa Venerina. Questo è altro all'interno del nostro giornale. In primo piano la tanto attesa, sentita, partecipata per quel che è possibile con le restrizioni in corso, festa di San Sebastiano, la festa del compatrono di Acireale. Vediamo. Una festa, quella di San Sebastiano, che sarà certamente ricordata per molti anni ad Acireale. Una festa segnata dalle restrizioni in tempo di coronavirus. Una festa vissuta da casa per migliaia di devoti che attraverso la nostra emittente sui canali social hanno seguito con grande commozione l'apertura della cappella di San Sebastiano in una chiesa insolitamente vuota. Grandi ascolti ha registrato la trasmissione condotta dal giornalista Antonio Trovato con la regia di Giovanni Vasta, che ha consentito a molti fedeli di vivere lo straordinario momento dell'incontro dei devoti con San Sebastiano, sebbene a distanza. Oggi dobbiamo imparare molto dal silenzio, perché sarà una festa di silenzio e quindi significa proprio entrare dentro il nostro intimo, trovare dentro di noi ciò che davvero più conta, ciò che è essenziale, e chiedere questo a San Sebastiano, di riscoprire ciò che per noi è davvero essenziale. Il giovane martire ha ancora una volta abbracciato la sua città e dopo un momento di preghiera, invocando la protezione di San Sebastiano, in questo difficile momento il decano ha chiuso le porte della cappella. Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Viva San Sebastiano! Viva San Sebastiano! Sebastiano, il popolo devoto. La mattinata dell'attesa festa è poi proseguita con delle messe. Il pontificale presieduto dal vescovo della diocesi, Monsignor Antonino Raspanti, con un numero massimo di 120 fedeli per celebrazione già prenotati. Sebastiano nella sua vita è stato di un coraggio strepitoso, certo
si può dire, ma lui era un soldato, cioè era già un uomo pieno di ardore e che sfidava tutti i pericoli. Però poi ha sfidato i pericoli ancora più grandi di quelli militari, perché ha sfidato l'autorità del suo stesso imperatore per valori ancora più alti. Quindi in Sebastiano quest'anno mi colpisce il coraggio di affrontare, di scalare vette impossibili, che sembrano impossibili. In realtà l'hanno fatto fuori, quindi, ma lui ce l'ha messa tutta, primo. Secondo, anche qui credo che a noi viene un messaggio che per valori alti vale la pena accettare la sfida, anche se a noi oggi la sfida sembra insormontabile. Accettiamola. Il simulacro di San Sebastiano è così rimasto per la prima volta nella storia della festa chiuso nella cappella e quindi per tutta la giornata e per tutte le altre giornate di festa non sarà possibile venerare la statua del martire per le decisioni prese legate alla pandemia. Nel pomeriggio sono in programma diverse messe e alle 21 la basilica verrà chiusa. L'appuntamento con la festa di San Sebastiano è per giorno 27 con l'ottava, proposta in diretta ancora su questa rete con il solenne pontificale presieduto da Monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo metropolita di Catania, sempre con presenze limitate dalle norme relative alla pandemia a chi è prenotato. Al termine, a porte della basilica chiuse, la cappella dove è custodito il simulacro del martire sarà aperta e dopo una breve preghiera sarà richiusa. Finita, almeno sembra così, la crisi in seno alla giunta Alì ad Acireale. Il sindaco ha relazionato ieri sera nell'aula del Consiglio Comunale illustrando gli obiettivi che saranno perseguiti in questi 2 anni e mezzo che restano. Fortemente critica l'opposizione. Sentiamo. La crisi sembra risolta con il passaggio di alcune deleghe assessoriali, la nomina dell'assessore Francesco Coco al posto del dimissionario Alfio Cavallaro e con l'annunciata riorganizzazione della macro struttura dirigenziale. Ieri sera in aula, seduta trasmessa in diretta da questa emittente, il sindaco Alì, con al suo fianco il vice sindaco Carmelo Grasso, le cui dimissioni sono state scongelate, ha relazionato sui 20 di crisi registrati all'interno della Giunta, parlando degli obiettivi futuri. Ho voluto disporre di un periodo di pausa durante il periodo natalizio per riflettere sulla mia voglia di continuare, con la conclusione che esiste un preciso impegno che ho preso con la città, l'orgoglio di essere sindaco della città dove sei nato e l'impegno preso con tutto il gruppo che mi ha supportato nella candidatura e nella successiva elezione rappresentano un obbligo che non può essere tradito. Sulla base delle mie riflessioni e dei feedback che mi sono arrivati, domani definirò le nuove deleghe, che però anticipo qui. Servizi finanziaria e polizia municipale al consigliere Francesco Coco. Il patrimonio andrà all'avvocato Mario Di Prima. Il commercio al dottor Fabio Mangiagli. Il dottor Fabio Mangiagli avrà anche la delega alla comunicazione e al rapporto con il Consiglio. Gli obiettivi per questa seconda metà di sindacatura sono molteplici. Dobbiamo necessariamente riorganizzare la macrostruttura dell'ente in modo da renderla più funzionale, tenendo anche conto che dal momento del mio insediamento sono cessati oltre 100 dipendenti, attuando anche quella rotazione imposta dall'anticorruzione. La riorganizzazione, che sarà studiata di concerto col segretario comunale, dovrà traghettare il Comune di Acireale da un'organizzazione figlia degli anni 90, quando il Comune disponeva di un numero significativo di dirigenti, ad oggi in cui sono solo 4, prevedendo articolazioni differenti. Un intervento che è stato salutato con soddisfazione dal neo capogruppo del Movimento 5 Stelle, Pippo D'Angelo. Il gruppo Movimento 5 Stelle si ritiene soddisfatto dell'equilibrio raggiunto a seguito dei vari incontri avvenuti con il sindaco e la giunta. Del resto, visto il momento storico che stiamo vivendo a livello mondiale e nazionale, e le ripercussioni ed effetti si manifestano soprattutto a livello locale, sarebbe stato un gesto irresponsabile da parte di tutti noi lasciare la città senza una guida. Solo in parte soddisfatti invece i componenti del gruppo La città che vogliamo.
eloquenti le parole del capogruppo Angela Fichera. Abbiamo appreso che le nostre richieste sono state parzialmente accettate e questo sicuramente ci lascia delusi, in quanto ritenevamo l'azzeramento della giunta un passo importante. Siamo solo in parte soddisfatti per quanto riguarda la rotazione del personale con conseguente formazione, poiché ad oggi non ci è dato sapere i tempi entro quando tutto ciò si realizzerà. È ora di puntare in alto sulle proposte giuste, ad essere ambiziosi, a ripartire una strada che ci porti ad un futuro diverso da quello che abbiamo finora fatto intravedere. Una relazione, quella del sindaco Alì, che invece non ha convinto per nulla i componenti dell'opposizione. E così il consigliere Giuseppe Ferlito ha parlato di minestra riscaldata. Ci sono 7 assessori, un consulente economico, al di là delle dimissioni dell'assessore Alfio Cavallaro, che erano comunque preventivate, e l'ingresso in giunta, così ci sembra di capire, del collega Coco, più che un azzeramento, più che un rimpasto, mi sembra una minestra riscaldata, per non dire un brodino, tanto rumore giustificato da non so cosa. Interessante poi l'intervento del consigliere Alessandro Coco. Vi è mancata una visione, avete fatto i ragionieri e quello non basta. Voi dovete avere una visione, voi lo dovete a questa città, voi lo dovete a questa comunità, voi lo dovete ai vostri e ai nostri figli. Dovete avere una visione, dovete sognare in grande. Che quel sogno poi non lo riuscite a compiere appieno non ha nessuna importanza. Poi arriveremo magari noi e ne avremo un altro sogno che in parte sarà uguale, che avrà delle diversità e proveremo a portarlo avanti. Ma se non c'è una visione, se non c'è un sogno, se non c'è un progetto da portare avanti, noi qua che cosa ci stiamo a fare? E a chiudere gli interventi di Francesco D'Ambra e Giuseppe Vasta. Lei spesso ripete di non avere ambizioni politiche. Proprio per questo deve parlare sinceramente alla città. Quando qualcosa non va, lo dica. Quando sbaglia, lo ammetta. Deve cambiare anche, come dire, un atteggiamento e un approccio nei confronti del Consiglio Comunale, nei confronti della città, proprio perché potrebbe essere la sua forza quella di dire: io non ho ambizioni politiche, voglio lottare per cambiare questa città. Ma lei non deve fare la battaglia alla burocrazia diventando il primo burocrate. Lei deve fare politica, deve scegliere, deve dare indirizzi, deve rispecchiare quei principi che ha promesso alla città in campagna elettorale. Se riconoscete che è un progetto difficile da portare avanti, è meglio staccare la spina e non aspettare più. Così uno stralcio ovviamente degli interventi ieri sera in aula da parte dei rappresentanti consiliari che sostengono l'amministrazione e quelli che vi si oppongono. Registriamo anche la nota dell'associazione P maiuscola Politica Partecipazione Progresso, presieduta dall'ex consigliere Alfio Di Grazia. Nell'ascoltare la relazione del sindaco, afferma Di Grazia, più che una ricucitura vi è stata una distribuzione di deleghe assessoriali nell'ambito della sua maggioranza per ottenere una pax politica, ma dalle dichiarazioni di nuovi gruppi consigliari gli scricchioli a seguito di insoddisfazioni nel non aver azzerato la giunta serpeggiano in una parte dei componenti il consiglio. La speranza del sindaco nel sostegno e collaborazione della sua maggioranza ad oggi potrebbe essere incerta in vista di alcuni particolari insoddisfazioni. Dovrà trovare altre soluzioni politiche per ottenere la collaborazione e il sostegno, si chiede Di Grazia. Sicuramente si dovrà destreggiare in formule di ingegneria politica. Certamente dai domenicali del primo cittadino vedremo i percorsi amministrativi dell'esecutivo comunale e del sostegno della sua maggioranza nei probabili raggiungimenti di obiettivi per il miglioramento della città tutta. Così l'associazione P maiuscola. Tornando ai lavori del Consiglio, esaurita la fase del dibattito squisitamente politico, il Consiglio ha poi dedicato attenzione a quelli che erano un po' gli ordini del giorno. Attraverso le richieste del consigliere D'Ambra e fatte proprie da tutto il civico consesso,
il Consiglio ha richiesto una documentazione più completa dell'immobile da demolire. Il Consiglio infatti aveva all'ordine del giorno le opere abusive, in particolar modo un'opera localizzata su Santa Tecla. Nel dare mandato al dirigente al patrimonio di fotografare meglio l'immobile presso gli uffici urbanistica, però è presto saltato agli occhi il grave errore che gli uffici stavano compiendo, ossia si era sbagliata particella per incongruenze con le planimetrie catastali tra quello relativo ai fabbricati e quello dei terreni, e questo ha portato ad uno stop della trattazione in aula. In particolare il presidente del Consiglio Abbotto stava ritirando la proposta, poiché ritenuta sospesa dal dirigente all'urbanistica, ingegnere Giudice, ma alla richiesta del consigliere D'Ambra il segretario comunale ha sottolineato che la procedura corretta era un ritiro della proposta stessa, quindi della delibera, cosa che ha portato l'ingegner Giudice a prenderne atto e così a ritirare la proposta. Il paradosso: grazie al lavoro del Consiglio Comunale, questo immobile potrebbe salvarsi dalla demolizione, poiché non ricade in zona ZTO, e questo cambierebbe di fatto l'intero procedimento, argomento che verrà ripreso giovedì. Quello delle opere abusive, si comincerà con le opere abusive di via Cordovado. Adesso ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, a tra poco. Etna Channel, la TV al servizio delle ACI, su canale 115 del digitale terrestre, su Facebook e YouTube. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Apre ad Acireale un nuovo punto vendita. Prime emozioni e Carnaval su misura per i più piccoli. A tra qualche giorno. Sono aperte le iscrizioni all'Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi ad Acireale. I percorsi si riferiscono al Liceo Artistico e Tecnico del Turismo. Quest'ultimo comprende un corso serale per adulti. I percorsi di studio offrono all'utenza alta formazione culturale e professionale in architettura e ambiente, arti figurative, grafiche, audiovisivi e multimediali nelle lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo. La scuola, completamente rimodernata, ha 25 laboratori e una didattica per competenze. Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi, ad Acireale, in via Verga 99. La segreteria didattica è aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14, il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 14.30 alle 19. Leotta Ceramiche, storia d'arredi da oltre 50 anni. Leotta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità, per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale. Aperti dal lunedì al sabato. Leotta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio.
Farmacia Cipriani. Se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato H24. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Divertirsi è tutta una questione di energia. Riscopri il divertimento con Opel Corsa E. La tedesca 100% elettrica che ti porta lontano con zero emissioni. L'energia di domani è Opel. Simply Electric. Concessionaria Opel Gidauto. A riposto nel rinnovato stabile sulla strada statale 114, chilometro 70,78. E a Catania in via Vitaliano Brancati. Alberto, sai che il nonno ha iniziato qui i suoi studi? Proprio come te. Primo istituto comprensivo statale. Da 100 anni, dal 1921, prepara alla vita. Tradizione e innovazione al primo istituto comprensivo statale di Acireale. Grandi Plessi, Grassi Pasini, via Marchese di San Giuliano 51, Raciti, via Salvatore Vigo, Santa Maria Ammalati accanto alla chiesa. Per abbracciare culturalmente tutta la città, innovandosi e preparando al meglio i ragazzi attraverso la scuola dell'infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado. Sono aperte le iscrizioni. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i giovedì sera in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16. E la domenica alle 23. Su Etna Channel. Stasera al teatro. Seconda parte del nostro giornale, ci occupiamo di cronaca nera, imponente operazione antidroga a San Cristoforo. I carabinieri hanno arrestato 22 persone, 10 di queste percepivano il reddito di cittadinanza. Una piazza di spaccio nello storico rione San Cristoforo che fatturava 10.000 euro al giorno è stata sgominata dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP nei confronti di 22 indagati. 10 persone in carcere, 8 delle quali erano già ai domiciliari, 7 agli arresti domiciliari e 5 con obbligo di dimora. Dalle indagini emerge che la piazza di spaccio all'incrocio tra via Cordai e di via della Concordia era diretta da Michele Balsamo, di 56 anni, tra i destinatari insieme con il suocero Francesco Sapuppo, di 76 anni, di una misura di custodia cautelare in carcere. Entrambi erano già agli arresti domiciliari. La moglie di Michele Balsamo, Angela Sapuppo, di 49 anni, è stata posta ai domiciliari. I due tassisti accusati di aver spacciato droga sono Eugenio Farinella, di 50 anni, che è stato rinchiuso in carcere, e Agatino Carnazza, di 60. Il traffico di cocaina e crack a domicilio con corrieri in moto sarebbe stato ideato e organizzato da Mario Grillo, di 30 anni, già posto agli arresti domiciliari e adesso destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. In carcere sono stati condotti dai carabinieri anche Carmelo e Alessandro Caltabiano, padre e figlio, rispettivamente di 53 e 27 anni, Orazio Fuselli di 30 e Giancarlo Manfredi di 29, Alessandro Motta di 30, Massimo Raia di 50. E tra gli indagati 10 sono risultati percettori di reddito di cittadinanza. Saranno segnalati all'INPS per la sospensione del beneficio. Nell'ambito della stessa operazione, denominata Concordia, i militari dell'Arma hanno disarticolato anche un gruppo specializzato nella vendita a domicilio di cocaina e crack che veniva consegnata ai clienti, su ordinazione utilizzando dei pusher motorizzati. I carabinieri della stazione di Pedara invece hanno arrestato un 38enne del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L'uomo, condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, reati commessi a Nicolosi dal settembre del 2019 al mese di maggio dello scorso anno ai danni della convivente, dovrà scontare la pena comminatagli, vale a dire 2 anni e 8 mesi di reclusione. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Messina.
Parliamo di rifiuti, torniamo ad Acireale, avviata una decisa azione di controllo per garantire regolari conferimenti. La raccolta differenziata da Acireale sembra non essere stata recepita da tutti. Secondo infatti l'ultima azione avviata dalla Tecra insieme ai suoi dipendenti, si registrano ancora numerosi cittadini che non rispettano il regolare conferimento dei rifiuti in base alla loro tipologia. Da qualche giorno sono stati apposti degli adesivi di colore rosso su decine di bidoni che contengono rifiuti non conformi. L'adesivo rosso farà quindi successivamente scattare la sanzione. Un'operazione che vede impegnato il personale del settore ambiente e quello della Polizia Municipale e che proseguirà nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale. A tal proposito abbiamo raccolto l'appello dell'assessore all'ambiente del comune di Acireale, Daniele La Rosa, che invita i cittadini a rispettare la raccolta differenziata. Colgo questa occasione per invitare i cittadini che riscontrano all'interno del proprio edificio che c'è qualche condomine o conoscente che non effettua la raccolta differenziata, di attivare una serie di procedure. Le procedure quali possono essere? Avvisare la Polizia Municipale o avvisare l'Ufficio Ambiente o anche in autonomia avvisare anche l'amministratore, perché l'amministratore ha anche un ruolo importante nel coordinamento e nel funzionamento della raccolta differenziata all'interno dell'abitazione, dell'edificio. Ieri abbiamo riscontrato che in una palazzina di 5 appartamenti c'erano dei rifiuti conferiti come secco, in cui c'erano delle latte con cibo del gatto. Io credo che in una palazzina in cui ci sono 5 unità immobiliari sia facile individuare chi è il soggetto che non sta eseguendo la raccolta differenziata. Quindi invito i cittadini e gli utenti di isolare questi soggetti, di prendere rifiuto, di metterlo da parte, contattarlo. Cioè non devono essere conniventi con questi soggetti. Chiunque riscontra un comportamento, un conferimento non conforme, non solo danneggia lui, ma anche tutti noi, perché quel rifiuto fa chiaramente aumentare la percentuale di indifferenziata. E di conseguenza è un danno che poi viene formato su tutta l'utenza. Quindi la mia è una semplice, in questo caso, sollecito affinché i cittadini siano parte attiva nella raccolta differenziata. Sisma di Santo Stefano, nuova ordinanza firmata dal commissario per la ricostruzione, il dottor Salvatore Scalia. Porta la data di ieri la nuova ordinanza firmata dal commissario straordinario per la ricostruzione Salvatore Scalia, che interessa quegli immobili danneggiati dal sisma di Santo Stefano del 2018 per i quali non si è potuto provvedere alla riparazione autonomamente ma occorrono sovvenzioni economiche. Un sisma, quello del 2018, che ha colpito diversi comuni quali Acireale, Aci Sant'Antonio, Milo, Aci Buonaccorsi, Aci Catena, Zafferana, Santa Venerina, Trecastagni. Nella nuova ordinanza, la numero 20, si fa riferimento a quegli immobili che rientrano nelle schede A ed S che hanno avuto esito B, C, E, i cui interessati possono compilare un modulo allegato sul sito commissariosismaariatnea.it, provvedimenti ordinanza numero 20. La presentazione di questo permette di poter accedere all'eventuale contributo da parte dell'ufficio commissariale per la riparazione e ricostruzione dell'immobile in tempi più celeri. Nel modulo dovranno essere indicati i dati catastali, il nome del tecnico incaricato della redazione del progetto e la quantificazione economica presunta per gli interventi. Il termine ultimo per la presentazione di queste scade l'8 marzo e potrà essere inviata tramite PEC, email o raccomandata presso la sede di Via Fenice Paradiso. Ci fermiamo ancora, una pausa pubblicitaria, torniamo con gli altri argomenti. A tra poco. Caseificio Serena, l'arte della mozzarella pugliese. Con la stessa dedizione di una volta, ogni giorno il Mastro Casaro produce e lavora la vera mozzarella. Caseificio Serena, via Salvatore Vigo 3133, Acireale. L'arte della mozzarella pugliese made in Sicily.
Iscriviti al corso di turismo sportivo dell'Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi, una nuova sezione nel rispetto degli obiettivi formativi del settore tecnico-turistico, finalizzato alla formazione dei giovani interessati ai valori propri e della cultura sportiva. Un percorso scolastico che mira a creare una figura di operatore turistico-sportivo che svolga attività relative all'accoglienza, informazione e promozione in base alle esigenze del cliente, proponendo attività di informazione sportiva e ricreativa. Al termine del corso di studi verrà conferito il diploma, assicurando agli studenti una solida formazione culturale e del sapere. Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi, via Verga 99 a Cireale, per info 095 61 36 005. Le iscrizioni si chiudono il 25 gennaio. Quando i bambini fanno oh, vogliono dire OVS Kids. OVS Kids è il nostro mondo, coloratissimo ed elegante. OVS Kids, il gioco della moda. Fantasia e allegria in un grande assortimento nel quale sbizzarrirsi. Prova da OVS. Scopri le grandi promozioni e un assortimento ricchissimo, dal corredo doppio zero ai 14 anni. Maglie, maglioni, pantaloni, giubbini, centinaia di nuovi capi con i colori e i modelli per l'autunno e inverno. Ad Aci Catena in via Vittorio Emanuele 1416 e a Zafferana Etnea in piazza Luigi Sturzo 123. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Quinto Istituto Comprensivo Statale Paolo Vasta. Verso la vita. Scegli in sicurezza per la formazione dei tuoi figli. Percorsi formativi dall'infanzia alle primarie, alle secondarie di primo grado. Istituto Comprensivo Statale Paolo Vasta. 5 plessi con aule spaziose, luminose e sicure, attrezzate con le più nuove tecnologie per lo studio e l'apprendimento degli alunni. Istituto Comprensivo Statale Paolo Vasta, via Dottor Alfio Fichera 3, Aci Reale. Sono aperte le iscrizioni. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Spettacoli, documentari, trasmissioni e speciali, partite di calcio, momenti di festa, manifestazioni. Il nostro passato attraverso gli eventi. Come eravamo? Tutti sabato sera in prima serata ore 21:10, in replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. A cura di Mario Musmeci, da un'idea di Giulio Vasta. Come anticipato nei titoli di apertura, focus sulle scuole giarresi, questione riscaldamento in primo piano. Ne abbiamo parlato con il sindaco Danna, il quale annuncia tra l'altro novità anche sul fronte giarre parcheggi. Vediamo. In questi giorni si sono alternate delle polemiche, soprattutto sui social, relativamente al riscaldamento di alcune scuole. Sono i genitori soprattutto a lamentarsi del fatto che i figli debbano andare a scuola al freddo. Ma guardi, intanto la situazione è ormai pressoché superata. Noi in particolare avevamo tre scuole che avevano questo problema, sono due del secondo istituto comprensivo, la scuola Montalcini e la Monsignor Alessi, e inoltre per il terzo istituto comprensivo la scuola del Verga, Plesso Verga. Già posso dire che oggi sia alla Montalcini è stato fornito il gasolio, perché lì è un problema di approvvigionamento del gasolio,
che però, visto il periodo particolare, era stato richiesto per tempo, salvo poi la ditta fornitrice comunicare all'ultimo minuto che non era in condizione di poter soddisfare l'ordine che era stato fatto. Abbiamo dovuto tempestivamente rivolgerci a un'altra ditta, la quale, devo dire, in tempi rapidissimi ha dato la fornitura, quindi oggi i ragazzi sicuramente hanno avuto, come è giusto che sia, degli ambienti riscaldati. Per quanto riguarda il Monsignor Alessi e il Verga, invece, qui l'amministrazione ha disposto la sostituzione delle caldaie. Erano entrambe caldaie molto vetuste. Le caldaie adesso sono nuove, sono state già installate, però anche lì quello che vorrei un po' sottolineare, considerate che questo è un periodo, quando si parla di un periodo di emergenza legata alla pandemia, l'emergenza si riflette sui tempi di lavorazione. Noi, ad esempio, in un caso mancava un pezzo e la ditta che lo doveva fornire ha rallentato e ha ritardato nella fornitura, così come anche in alcuni casi è capitato che alcuni dei dipendenti hanno avuto i loro problemi di salute. Oggi già, Monsignor Alessi, sicuramente gli ambienti sono riscaldati. Al Verga a questo si aggiungeva la necessità di fare un contratto del metano, del gas metano, però ripeto, oggi da una parte si stava completando l'iter di installazione del contatore che dovrebbe essere domani, e dall'altra parte ci sarà la pulizia delle piastre come nell'altro caso, quindi io spero che tra domani, massimo venerdì, anche il Verga sia totalmente riscaldato. Ci sono, sappiamo, anche delle novità per quanto riguarda la questione del GR parcheggi. Sì, noi abbiamo ricevuto qualche giorno fa una lettera da parte di un avvocato che ci ha comunicato che domani, il 21 di gennaio, si recherà presso il parcheggio multipiano per praticamente prendere possesso del bene e farlo valorizzare da un perito nominato dal Tribunale nell'ambito di un procedimento esecutivo. Procedimento esecutivo che è rivolto nei confronti della Giare Parcheggi e di cui in realtà il Comune viene a conoscenza di fatto all'ultimo minuto, essendo poi tra l'altro il Comune proprietario del bene, ritengo assolutamente improcedibile l'azione che si sta ponendo in essere, tant'è che sia pure all'ultimo minuto domani, sto intanto oggi insieme alla Giunta nominando immediatamente dei legali per tutelare le nostre ragioni, domani mi recherò sui luoghi proprio per mettere in evidenza, impedire che si faccia di fatto un abuso rispetto a un bene. Ricevuta questa lettera qualche giorno fa, abbiamo fatto una delibera dove abbiamo chiesto all'attuale RUP, al dirigente della primaria, sollecitamente di definire una volta per tutte quelle che sono i rapporti in essere con Giare Parcheggi. E adesso uno sguardo invece ai numeri Covid, che purtroppo restano decisamente alti. Mentre la Sicilia rimane la regione più colpita d'Italia per numero di contagi, nell'Interland proseguono gli screening di massa contro il Covid-19. Ad Aci Sant'Antonio si è appena concluso quello programmato dallo stesso comune insieme al personale dell'ASP. Nei due giorni di monitoraggio, 18 e 19, sono stati effettuati in totale 742 tamponi, riscontrando 13 positivi, che come da protocollo dovranno poi svolgere il test molecolare che confermerà o meno la loro positività. Una percentuale di positività che si aggira quindi intorno al 3%, come confermato dal primo cittadino sant'antonese che si mostra soddisfatto del monitoraggio appena concluso. Rinnovo il ringraziamento per l'ASP, i tecnici presenti sul posto e i volontari, dichiara il primo cittadino Santo Caruso, ancora una volta mostratisi estremamente preziosi, e grazie non di meno a chi ha pazientemente atteso il proprio turno. Il fatto che sulla cosiddetta seconda ondata non ci siano ancora notizie circa un vero e proprio allentamento della morsa, conclude Caruso, significa che non possiamo permetterci alcun passo falso. A Santa Venerina invece lo screening di massa è partito questa mattina. Nel piazzale antistante il Palasport, dalle ore 10.30 alle ore 17 e dalle ore 9 alle ore 17 di domani, sarà possibile effettuare tamponi rapidi per tutta la popolazione. Avrei voluto dare un congruo preavviso, ma non è stato possibile, spiega il sindaco Salvo Greco. L'ASP, infatti, dopo avermi annunciato queste due date alcune settimane fa, mi aveva poi comunicato un rinvio con promessa di nuova indicazione mai avvenuta. Chiederò conto dell'inammissibile condotta, continua lo stesso Greco, che è lo specchio di malfunzionamenti già ampiamente registrati in questi mesi di emergenza. Chiederò conto dall'assessore Razza a scendere di come un'attività così importante e costosa possa essere gestita con tanta approssimazione e improvvisazione, con conseguente spreco di ingenti risorse economiche per impiegare personale e mezzi a fronte di una partecipazione che non potrà che essere compromessa dal mancato preavviso. Detto questo, conclude Greco, invito calorosamente tutti i miei concittadini ad approfittare dell'occasione importantissima.
Ad Aci Bonaccorsi rimane alto il numero dei positivi al Covid-19. Secondo l'ultimo aggiornamento da parte del sindaco Vito Di Mauro, si contano 48 positivi e 108 persone in quarantena. Abbiamo 2 settimane di zona rossa, dichiara il sindaco, per abbassare questi impietosi numeri, che purtroppo sono in linea con l'andamento della pandemia nell'isola. Oggi la Sicilia è al primo posto in Italia per il numero di nuovi casi di positività al Covid-19. Infine, la situazione generale in Sicilia fa registrare numeri ancora alti. Nella giornata di ieri, infatti, su più di 21.000 tamponi effettuati tra molecolari e rapidi, sono stati riscontrati 1.641 nuovi positivi. Crescono anche i ricoveri negli ospedali, con un incremento complessivo di 24 unità tra reparti ordinari e terapie intensive. Sono poi 962 le persone risultate guarite e 37 i morti. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione all'interno dell'isola, sono state 95.846 le persone ad aver ricevuto il vaccino. E adesso parliamo di calcio. La Serie D in primo piano sembra rimettersi in moto anche per la Cireale, il campionato. La Cireale, come si ricorderà, fermato dal Covid da 2 settimane a questa parte. È stato programmato il recupero della gara Castrovillari a Cireale, che si sarebbe dovuta disputare domenica 10 gennaio. Il Dipartimento Interregionale della Serie D ha reso noto infatti che il match verrà recuperato mercoledì 27 gennaio alle ore 14:30. E adesso andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Cielo parzialmente nuvoloso con temperature che oscilleranno tra i 9 e i 17 gradi, i venti saranno moderati, il mare poco mosso. Chiusura, un aggiornamento sulla festa di San Sebastiano. Questa sera sulla nostra emittente trasmetteremo in diretta a partire dalle 19:30 la Santa Messa dalla Basilica di San Sebastiano. A seguire uno speciale su San Sebastiano con interviste, foto e video che ci avete inviato sul nostro contatto di WhatsApp o sulla pagina Facebook, raccontandoci le vostre emozioni sulla festa appunto del compatrono di Acireale. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. TG Reporter torna domani, come sempre, alle 13:40. Arrivederci. We'll be right back.